Tanto lui un mostro sacro della velocità, vale dire Morelon, ed ecco Pete Stephen, altro gigante, è stato sempre tra i protagonisti nelle ultime edizioni del mondiale, si è laureato campione del mondo nell'88 battendo proprio in finale il nostro Golinelli, ed ecco un primissimo piano di Morelon, accanto a noi c'è Trentin in veste di telecronista francese, una coppia imbattibile nel tandem Morelon-Trentin, e siamo alla seconda semifinale, prima prova tra l'australiano Stephen Pate, che vediamo in prima posizione, e il francese Fabrice Collat, che ricordiamo è stato campione del mondo nel tandem nell'87, nell'88 e nell'89 insieme a Magnier. L'anno scorso la coppia ha denunciato ormai l'usura, forse la mancanza di stimoli in questa specialità, mentre Magnier è rimasto tra i dilettanti, Fabrice Collat ha tentato la grande carta dei professionisti. La situazione degli italiani sino a questo momento, Adorni? La situazione è che nella velocità dilettanti abbiamo Paris che dovrà incontrare Newman, l'australiano, poi nella velocità dilettanti sono stati eliminati Capitano, che ha fatto due volate che non molto belle, certamente non all'altezza della sua fama, invece Chiappa, il giovane Chiappa che anche ha vinto recentemente il mondiale juniores della città in Colorado, è stato poi eliminato da Paris. Lanciato lo sprint all'interno codata di Fabrice Collat, tenta la rimonta Pate, anche Collat ha optato per la ruota lenticolare posteriore, tenta il recupero Pate, attendiamo il responso della giuria sul traguardo, ecco vedete che la giuria chiede l'intervento del photo finish. Naturalmente il corridore in rimonta viene sempre giudicato vincitore ad occhio nudo, in questo caso Stephen Pate sembrava fosse riuscito a rimontare, ecco vediamo Pate con la maglia bianca, attendiamo comunque il responso della giuria. Adorni. Sì, perché anche per vedendolo così è difficile capire, sembra Collat della fotografia, però nella maggior parte dei casi quando c'è il fotofinish si riesce a vedere tutta la ruota. È stato molto furbo, molto bravo Collat, perché quando è entrato in questo momento è entrato all'interno e ha dato un colpo a Pate facendolo sobbalzare andando in alto, allargando, quindi ha perso il ritmo. Collat è andato nella zona di riposo, poi ripartito, quindi una codata molto intelligente. Adesso vedremo i giudici anche come intenderanno questo tipo di... E ricordiamo che gli uomini che si batteranno per la classifica dal quinto all'ottavo posto in questa specialità sono Michael Hubner, il tedesco, il giapponese Nagimata, lo statunitense Nelson Wales, che ricordiamo medaglia d'argento a Los Angeles, e il francese Patrick Darrochat. E siamo adesso ai quarti di finale della velocità dilettanti in pista. Eccoci intanto su Fabrice Collat, dominatore per 3 anni del tandem. Ecco un altro gigantesco australiano, Stephen Pate. Anche per Pate vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Carey Hall, atleta di grandissimi mezzi atletici, un po' grezzo ancora, scarso a livello tatticismo, ma d'altronde sono lontani i tempi di Maspes, i tempi di Gagliardoni e di tutti i grandi della pista, tutti i grandi velocisti della nostra scuola. Sulla destra hanno appena superato il punto in cui oggi c'è stato un incidente, un motociclista, l'allenatore dello svizzero Steiger, è uscito di pista, ha costretto i carpentieri a lavorare per un'ora per risistemare la pista. 100 metri dopo la linea del traguardo c'è una vistosa macchia chiara che denota proprio il punto in cui c'è stato l'impatto, poi la strisciata verso l'interno, per fortuna niente di grave.
sì, durante l'allenamento lo Steiger ha forato, quindi è sceso giù dalla curva alta per non cadere, o perlomeno forando così, il motociclista che era dietro per, non poteva salire perché aveva qualcun altro dentro, è sceso giù, è andato nella parte del riposo, ha toccato con la pedana e poi si è catapultato sulla pista. Grande paura per tutti, ma insomma una botta soprattutto per Steiger alla spalla, ma sembra niente di grave. Ecco, in questo momento Peta ruota a Colà. Dicevi prima di Pet che è grezzo, ma soprattutto ha un grande coraggio, una spregiudicatezza quando fa le volate, lo abbiamo visto negli anni scorsi anche durante il Keirin, che non guarda in faccia nessuno. È stato squalificato poi l'anno scorso, proprio lui entra alla grande, taglia nettamente, non è che... Infatti mentre si allena all'interno della pista, il tondino viaggia sempre con una maglia... con delle maniche tagliate, con una fascia sulla fronte, sembra un pirata, e lo è veramente secondo me, perché ha una faccia, una struttura veramente eccezionale. Dobbiamo dire per la verità che confrontando il modo di correre di Pete agli australiani di qualche anno fa, Nicholson e compagnia bella, sono rose e fiori quello di Pate, fa paura a vedere, ma in effetti di gravi scorrettezze non ne commette molto, entra deciso, entra tagliando la strada, ma non è cattivo, maligno come gli australiani di vent'anni fa. C'è un altro particolare, che le giurie sono diventate molto più severe di alcuni anni fa, cioè le scorrettezze oggi non sono più ammesse, quindi i corridori anche loro si devono adeguare, anche se le è rimasta nella pelle questo modo di fare scorrettezze, ma sempre nel limite, l'abbiamo già visto direi anche in queste volate. Certamente sono corridori abituati a correre in un modo diverso da quello in cui corriamo noi tutti i giorni. Ecco, sentiamo la testimonianza di uno dei grandi degli anni scorsi della nostra velocità, Bianchetto. Allora, puoi giudicare la volata di Golinelli? C'è una scorrettezza da parte di Hall, che è uscito dalla sua linea mentre Golinelli tentava un varco all'interno? Beh, Golinelli ormai in quella prova che non ha saltato al giro come la prima, era battuto, è saltato all'interno, certo si è un po' rialzato, però non... sì, sul filo del rasoio diciamo, però doveva sorprenderlo prima al giro, perché in testa gli australiani sono veramente duri da battere. Ed ecco che Tate supera Colà, quindi si sta riportando in parità. Nella precedente prova Colà era riuscito a mantenere un leggero margine di vantaggio ed ora Pate riporta in parità il confronto, 65.573 la media di Pate con un 10.98 sugli ultimi 200 metri.